Lo so, è un pochino clickbait il titolo, perdonate, perdonatemi. È un male necessario per affrontare questo discorso. Il discorso del perché Lux riceve così tante skin. Perché vedo un sacco di persone che sono frustrate da questa cosa, vedo un sacco di persone che sono infastidite da questa cosa, quando in verità io sono una delle persone più contente in assoluto per questa cosa, perché mi rendo conto delle implicazioni di questa scelta da parte di Riot. E voglio rendervi partecipi, perché tanti magari lo sanno inconsciamente, tanti magari non se lo ricordano, o tanti non vogliono magari accettarlo, e quindi provo soltanto a mettere un po' di luce, un po' di attenzione su questa cosa, soltanto perché almeno evitiamo sempre di fare i soliti discorsi. Dai, siamo meglio di così, siamo meglio di così. Signore e signori, prima di cominciare, prima di immergerci in questa discussione, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un bel mi piace al video, commentare sotto se avete dubbi o domande. C'è anche il podcast in link in descrizione. Signori, è il momento di immergerci. Allora, perché Lux riceve ancora una skin? Sta per ricevere una nuova skin che è Space Groove Lux. Per chi non l'avesse vista, è questa ed è veramente figa per quanto mi riguarda, è veramente fatta da Dio. Io adoro queste tematiche di questo genere, un po' anni 80, un po' disco, è strano. Soprattutto perché mi ricordano un sacco i Jetsons, ma vabbè, quello sono gusti miei. Voglio fare un po' di storiografia sulle skin di Lux per farvi capire come siamo arrivati a questo punto. Lux è partita con due skin base nel 2010, erano Sorceress e Spell Thief. Nel 2011 riceve due skin a tema militare, che sono Commando Lux e Imperial Lux. Non so perché avessero questa fissa orribile. Nel 2013 riceve altre skin a tema militare, tecnologico in questo caso, con Steel Legion Lux. Ed era orribile. Cioè, non era brutta, è che tutte le tematiche erano così strane, erano così serie, militari, tech. Quelle Sorceress e Spell Thief non erano malvagie, ma in gioco erano proprio brutte. E quindi tutti dicevano, ma per quale motivo, cioè, un campione così felice, gioioso, positivo, eccetera, eccetera, ha tutte skin così serie? E poi è partito nel 2015 il trend di fare skin carine, skin cute. Star Guardian Lux è uscita. Ragazzi, questa è una delle skin che ha venduto più in assoluto in casa Riot. E c'era questo dibattito nella community su quanto puoi fare meme o serie una cosa. E il 2015 è stato proprio la martellata in testa ai developer internamente in Riot, perché c'era questa lotta intestina tra due sezioni che dicevano: possiamo fare cose cute, guarda che vendono. Secondo me non venderanno mai. Era questo il 50-50 di Riot. Star Guardian Lux, possiamo ringraziarla perché tutte le tematiche carine, coccolose, tenere, pucciose, definitelo come volete, nascono da questa skin. Cioè, se voi personalmente non sopportate cose come Nico, Zoe, eccetera, eccetera, potete dare la colpa a Star Guardian Lux, questo ve lo concedo. Che però, poi ci pensi e dici, sì, ci sono campioni come questi, e poi ci sono demoni antichi, mostri notturni, gente in armatura gigante. Cioè, veramente, League of Legends è bello vasto a livello di varietà. E soltanto perché alcune persone, alcuni personaggi sono kawaii, sono cute, sono teneri, sono disneyani, come viene spesso detto, la gente si triggera. Semplicemente è un gioco che è per tutti, è approcciabile per tutti. Non è soltanto per il classico gusto da... Non c'è un classico gusto, è questo il punto. Ci sono così tante persone diverse che giocano a League of Legends che ci sono tutti i gusti più uno. Porca miseria. Quindi, vedendo che queste cavolo di skin a questo modo vendono un casino, guarda, dice, ma porca miseria, ma usiamola sta cosa. Visto che di solito stavano cominciando già a prendere e fare sempre più skin per i campioni popolari, si rendono conto, usiamolo, rendiamoci conto che c'è anche questa venue, questo modo di fare le skin. E nel 2016 è uscita Elementalist Lux, quindi potete capire quanti soldi volessero fare. Comprensibile, era al picco della sua forma League of Legends, là era proprio tipo, wow, tutti conoscono League of Legends e tutti giocano a League of Legends. Non che siamo messi tanto male adesso, nel 2016 semplicemente c'era veramente un botto di gente che ci giocava, mamma mia. Nel 2018 esce Lunar Empress Lux, dopo due anni, proprio, infatti la gente era anche confusa, dice, oh mio Dio, un anno e mezzo senza una skin di Lux? È stato un periodo strano il 2017, tutto era strano il 2017. 2018 esce Lunar Empress Lux. Nel novembre del 2018 esce il primo test sulle skin variant, che era uscito con, se non ricordo male, la prima versione era con Blitzcrank, quella con il robottone che sembrava un Gundam, che tipo c'era quello tipo alabastro e quello invece di Onice, era bellissimo come tematica. E avevano testato anche con Lunar Eclipse e Solar Eclipse Leona e le Pyjama Guardian, che erano l'altro test delle variant. In pratica delle skin, quelle delle Star Guardian, che avevano preso in blocco, e hanno detto, sai cosa? Rifacciamo, utilizziamo gli stessi effetti di quelle prima, ma semplicemente gli mettiamo un vestitino diverso. Le facciamo pagare di meno se hai già la skin precedente. Fine.
Questa era l'idea di fondo. Non è stato apprezzato molto da tante persone, per chi invece giocava Lux, giocava in generale tutte queste skin, questi campioni che avevano una skin già Star Guardian, erano tutti dico, ok, posso farlo, non sono triste, però c'era chi apprezzava, chi meno. L'idea era far uscire come due skin simili da poter comprare in bundle, perché magari erano simili, dici le sviluppiamo in blocco, così le possiamo vendere in blocco, vediamo come apprezza la gente o meno. È stato un po' un mix di gusti, però nel 2019 hanno trovato la pratica perfetta, tra virgolette, per poterlo fare e continuare a procedere a questo modo. È stato poco apprezzato dai più, però è piaciuto ai miei. Quindi, nascono le skin regolarmente, quelle prestigio. Perché nel 2019 inizia il sistema delle skin prestigio, Battle Academia Lux è una di queste, con la versione prestigio. La gente era ancora molto stranita dal sistema prestigio, ma nel 2019 sappiamo per quale motivo hanno cominciato a fare questo aumento di skin, questo sistema di prestigio che poi verrà ritirato verso settembre, all'incirca, nel settembre. E si rendono conto, ok, questa cosa possiamo usarla, ma per cosa? Perché tutti dicono, ok, lo fai per fare più soldi, chiaramente è solo quello lo scopo, è la cosa più semplice e logica alla quale arrivare. Ci arriviamo con calma, perché purtroppo è una storia abbastanza complessa. Fanno anche Cosmic e Dark Lux, che è il round 2 dei test delle variant. Perché? Perché la gente gli piacciono le skin che sono simili ma un pochino diverse. È lo stesso concetto per cui le chroma sono sempre presenti. Alla gente piace cambiare un minimo il gusto di una skin. Proprio un minimo, perché dici, magari se l'avesse fatto un po' più blu, l'avrei apprezzato. Pam, c'è la chroma blu. Perfetto, a posto. E adesso siamo arrivati al 2021, letteralmente un anno dopo, perché Cosmic e Dark Cosmic Lux sono uscite a marzo del 2020. Siamo arrivati al 2021 e intorno al primo di aprile dovrebbero uscire le Space Groove. Arriverà Lux un anno dopo. Perché tutte queste skin? E la risposta più semplice è perché fanno un sacco di soldi. Le skin, ragazzi, Lux è il quinto o sesto campione più giocato del gioco. Tra normal, ranked e tutto, è il quinto o sesto campione. Cioè, capite? È nella top 10. Facilitiamo il coso perché non mi ricordo il numero preciso. È nella top 10 dei campioni più giocati in assoluto del gioco. È normale che la gente voglia delle skin per un campione che ha giocato così tanto. È il motivo per cui ci sono anche così tante skin di Ezreal, per dire. Però tutti se la prendono a male. E io voglio provare a ribaltare questo discorso. Per quale motivo? Perché non c'è niente di male in fare queste skin di Lux. Se hanno uno scopo. Perché dal 2019 ce l'hanno uno scopo, è il motivo per cui hanno cominciato a fare le skin prestigio. Arriviamoci. Se una skin di Lux ti permette di retribuire e pagare risorse interne, perché cioè devi pagare comunque i tuoi dipendenti, e studi esterni, perché non tutti sanno che dal 2019, fine 2019, la Riot ha cominciato a utilizzare anche studi esterni per fare le skin. Le primissime prove di skin da studi esterni arrivano dal 2017, ma nel 2019 è stata proprio creata una pipeline, cioè la schedule di lavoro, per far fare le skin agli studi esterni. Non sempre lo facevano, era una cosa a cui non si affidavano spesso, perché? Perché avevano paura di non so cosa, forse che venissero male, e a volte invece vengono anche meglio, è una roba assurda. Tipo le skin Cosmic dell'anno scorso, quelle di Laoi, di Skarner, di Nami, eccetera, eccetera, sono uscite benissimo, ed era uno fatto da uno studio esterno, mi pare una l'abbia fatta Riot, di tutte quelle. Tutte le altre erano da uno studio esterno. Però ha dato un sacco di skin a un sacco di campioni che non ricevono skin da un sacco di tempo. Ed è una cosa bella. E questo è il punto. Tu, con i soldi che fai da una singola skin di Lux, puoi pagare uno studio esterno per fare skin per altri campioni, anche tra i meno celebri come l'anno scorso e quest'anno. Cioè, dal 2020 la gente si è accorta che la Riot dice, facciamo 140 skin, 160 skin, 180 skin, quel che l'era, era 140 se non ricordo male. Perché l'hanno messo quello? Perché si sono resi conto che possono fare più skin, appoggiandosi a studi esterni, possono cominciare a fare più skin anche per campioni che non ricevevano skin da 4-5 anni. Raga, Ornn non ha ricevuto una skin letteralmente fino alla fine del 2020 ed è uscito nel 2017, ad agosto. 17. Erano più di 1000 giorni, capiamoci. È quello l'assurdo. Capite che una singola skin di Lux vale 80 skin di campioni con il play rate dal 0,1 all'1%. Sopportare una skin di Lux, o due con le variant, all'anno da una skin anche campioni che non ne ricevono da più di 1000 giorni. Infatti è da un po' che stanno lavorando, dalla fine del 2019 circa, stanno lavorando per evitare che un campione finisca per più di 500 giorni senza una skin. Hanno ancora un bel po' da fare, ci sono ancora tanti campioni che hanno questa, sono sopra i 500 giorni. E vorrebbero in futuro arrivare che almeno una volta all'anno una skin per il tuo campione ce l'hai, così che sei sempre contento. Circa. Una almeno.
almeno. Che vuol dire che probabilmente poi ne sopporteremo due di lux. Ma se mi permette di avere una skin all'anno per un campione che non viene mai giocato da nessuno, ben venga. Perché quanti campioni esistono su League of Legends che non ricevevano skin? Perché? Perché non si cagava nessuno. Qua ho fatto un elenco di campioni letteralmente tra quelli meno giocati nel gioco in assoluto, tra Normal, Ranked, eccetera, eccetera, anche Aram. Cioè capite che questi campioni vengono doggiati in Aram, li schivano proprio. Rumble, Lillaoi, Aurelion Sol, Thalia, Kled, Kennen, Lissandra, Kalista, Trundle, Rek'Sai, Singed, Sona, Yorick, Heimerdinger, Zax, Karner e tanti altri, in proporzione, non hanno un decimo, non hanno un ventesimo, hanno un cinquantesimo dei game che vengono giocati a confronto con Lux, con Ezreal, con Yasuo e tanti altri, che vengono giocati tantissimo, lì sì, per fare un esempio. È questo il punto. Se io devo sopportare una volta all'anno una skin di Lux che permette poi di dare soldi a studi interni e a studi esterni di fare le skin per tutti questi campioni una volta all'anno, ben venga, ma va benissimo, ma senza problemi proprio, perché mi va bene, è una cosa che non mi fa differenza, non devo comprarla una skin di Lux per forza, io la derollo, ma quello è un altro discorso, e però tutti gli altri campioni ricevono una skin, una singola skin di Lux, cosa sbloccato? Una marea di skin per altri campioni che se no non ne avrebbero ricevute. E uno può dire, ma Lavo, ma perché non usano questi soldi in altro modo? Non è che non li usano in altro modo, non è che non viene fatto altro. Tutte le cose di marketing, tutte le cose di video, cinematiche, altri giochi che vengono sviluppati, dipendono anche da questo. Cioè, noi apprezziamo molto il mondo di Riot e quello che viene creato attorno, ma sono un male necessario queste cose. Magari qualcuno non li apprezza, e lo capisco, è normalissimo non apprezzarlo. Se non ti piace la tematica, se non ti piace la skin, se non ti piace il campione, è normale che sia così. Però, per tanti altri, li rende felici, li rende contenti. Lo so che vi gira le palle perché dice, vabbè, ma un'altra skin di Lux, che palle. Ma non è la tematica che mi piace. Ma arriva sempre. Cioè, ogni anno stanno anche cercando un po' di allargare, darci un po' il controllo di quelle che sono le tematiche, visto che a settembre arriverà quella Crime City, non è Crime City, ma è quella Dark Crime City, non mi ricordo il nome. Mi ricordo, perché sono così tante ormai le tematiche di skin che fanno. E quello senso. Ci stanno provando, non è facile, perché fino al 2016, parliamoci chiaro, la Riot non era gestita proprio da persone che erano delle cime. Adesso che è diventata un'azienda un po' più seria, tra virgolette, è abbastanza seria. Ha un circuito competitivo da 10 anni. Sì, dai, abbastanza seria ora. Diciamo che ora stanno andando per il più proprio più pratico. Sono più pragmatici adesso in Riot. Si rendono conto, ok, possiamo rendere persone contente e fare soldi. Perché non facciamo queste due cose insieme? Possiamo trovare il modo. C'è la tecnologia, abbiamo la testa e abbiamo un gioco che letteralmente fattura miliardi. Sono sicuro che possiamo assumere una persona che sa fare questa cosa. E prima che qualcuno mi dica perché non assumono qualcuno per il client, non so neanche io perché. Vi giuro, date un anno e un team, dategli 100 milioni. Non lo so, 100 no, forse 10 milioni, non lo so, qualcosa. Però fate il client a zero, per favore. Continuano a provare a fixarlo e io continuo a sperare che basti. E continuo a vedere, sì, ci sono tante migliorie, alcune cose sono più efficienti, alcune cose sono più veloci, però continuo a fare schifo sto client. A volte alcuni bug dicono, sono stati fixati, e ne appare un altro identico. E quindi mi fa pensare che non è vero che tu l'abbia fixato quel bug. Yeah, poco importa. Per chi invece vuole un riassunto, skin di Lux no cattive, perché questo ci permette di avere skin per campioni brutti. Chiudo qua. Ci vediamo al prossimo.